Buonasera a tutti, grazie di essere ancora in nostra compagnia qui a Immobiliando. Buonasera Gianna. Ciao Vale. Ciao. Questa sera ci addentriamo in mezzo al mondo un po' tortuoso della formazione. Presento subito il nostro ospite Luca Gramaccioni. Ciao. Salve. Luca. Salve a te Luca. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, è un vero piacere. Allora, per presentarti un po' sommariamente, poi entrerai tu nel merito di quello che è il tuo grande lavoro. Ovviamente ci sono un sacco di cose da dire, un sacco di cose di cui parleremo stasera ai nostri amici. Tu sei nel settore immobiliare dall'88, quindi credo che ne hai viste di cotte e di crude. Tante, in questo periodo. Ora direttore di Coldwell Banker University, imprenditore immobiliare, quindi a 360 gradi, conoscendo molto bene questo tipo di ambiente, formatore e scrittore di 14 libri all'attivo, di cui un ebook e 3 in corso di pubblicazione, quindi il mondo dell'editoria sta fremendo, mi pare, no? Beh, insomma, c'è tanto da dire, non sì, c'è molta esatto. produzione letteraria esatto, specifica. Esatto, quindi, esatto. Credo che tu ne abbia molto molto da dire. In questi anni, insomma, quindi ti sei specializzato nella formazione per i professionisti del settore, soprattutto modificando e innovando quelle che magari potevano essere delle metodologie operative innovative e applicandole alla giornata quotidiana di un agente immobiliare. Quindi, sia da operatore e formatore, nell'arco di tutti questi anni, come hai visto i cambiamenti di questi due settori? Perché è cambiato qualcosa? Boh, con questo possiamo salutare. No, è finito. Non mi sembra che sia cambiato nulla. No, la realtà è che i tempi della casa si vende da sola sono ormai finiti. Sì. Quindi c'è un cliente finale che è molto più accorto, sicuramente, ma questo penso che lo sappiano tutti, l'abbiano intuito tutti quanti, sia operatori che non. Sì, i clienti adesso anche credo che tendano un po' a informarsi sempre di più, anche per farsi trovare pronti davanti al professionista. Sono molto più informati, quindi la differenza vera nel ruolo dell'agente immobiliare è passata da un promotore di prodotto, quindi bastava prendere case, qualsiasi prezzo andava bene, sì. a una persona che invece si è riappropriata della professione. Oggi l'agente immobiliare è quello che realmente mette d'accordo chi compra e chi vende. Il mediatore. Esatto, fa esattamente il mediatore, anche se poi, magari ne parleremo più avanti, la sua evoluzione non sarà più quella esattamente del mediatore. Fatto sta è che il mercato oggi ci mette in condizioni di avere una maggiore necessità di competenze negoziali e comunicative nei confronti del cliente finale. Questo è il vero cambio generazionale tra quelli che erano gli agenti immobiliari dell'inizio del 2000 a quello che invece in questo nuova decade, no? sono le necessità quotidiane del singolo operatore. Chiaramente anche i clienti se ne accorgono, quindi passano sì, dal certo, vedere credo proprio un agente, diciamo così, un po' farloccone, un po' semplice, un po' poco professionale, inteso come non troppo competente, ha una gente che invece riesce in qualche modo a soddisfare non solo esigenze di tipo tecnico, normativo, quelle speriamo sempre che siano perfette, ma soprattutto relazionali, esatto. Ecco, questa è la cosa certo. importante. Come sta vivendo secondo te questo fatto che il cliente si informi sempre di più il professionista? Nel senso, è una cosa secondo te che può essere apprezzata oppure si sente quasi di, non so, che qualcuno gli possa togliere un po' di luce sempre no, sotto il profilo professionale parlo? Secondo me il vero professionista è assolutamente stimolato da questo. Concordo, condivido. Beh, chi effettivamente è un vero e proprio agente immobiliare ha veramente una grande energia dal confronto quotidiano col cliente. Il vero agente immobiliare è sempre quello che è un gradino sopra il cliente senza farlo pesare. Esatto. Fornendo consulenza. E questo è il segreto, sì. secondo me, per fare tanto business, avere un'ottima nomea all'interno del proprio territorio, fare del reselling, quindi persone che ritornano. Secondo me l'essenza, ripeto, dell'agente immobiliare oggi è quella di avere delle competenze strutturate che siano medio-alte e soprattutto migliori del semplice cliente che trova ormai informazioni dovunque su internet. Anzi,
spesso la sfida è proprio quella di dimostrare al cliente che forse su internet non c'è proprio tutto. No, assolutamente no, anzi. E dando un po' per scontata l'importanza della formazione nell'ambito dell'operatività quotidiana, quindi magari approfondendo anche quelli che sono un po' dei temi spigolosi, per esempio conoscenze sui pignoramenti immobiliari, le vendite all'asta, la gestione delle conversioni, solo così per citarne qualcuno. Quindi un agente immobiliare, insomma, dovrebbe essere assolutamente completo e pieno di informazioni tecniche a 360 gradi. Ma continuiamo a parlare sempre di informazioni tecniche. Parliamo un po' dell'agente immobiliare come persona, quindi quanto nello specifico lui stesso come individuo dovrebbe imparare a conoscerci, a conoscersi e quali tipi di percorsi tu ti senti di consigliare? Allora, cercando di essere il più breve possibile, perché sì, è un ambito mi rendo conto che molto aperto. Però diciamo che se escludiamo tutto ciò che è la comunicazione verso i clienti, sì, quindi la normale comunicazione negoziale o comunque di servizio, in quanto essere umano, io personalmente frequento da anni un ambito che è quello dell'enneagramma. Una conoscenza sì, personale che serve a me e che in qualche modo mi permette di essere un pizzico più sereno e tranquillo, consapevole. Ma i percorsi spirituali, qualsiasi essi siano, vanno bene. Io ho scritto un libro sull'enneagramma, ce ne sono di alcuni molto migliori del mio, molto più specifici, però il principio è l'agente immobiliare, proprio perché ha continuamente a contatto col pubblico, dovrebbe fare uno sforzo di elevarsi anche in termini spirituali. Il consiglio che do a tutti quelli che fanno coaching è quello di, ma veramente a tutti gli agenti immobiliari, è di ritirarsi per 48 ore almeno all'anno senza iPhone, senza telefono, senza niente. Autoanalisi. Carta e penna. Esatto. No, carta e penna, scrivendo quello che loro pensano debba essere la loro attività, il modello di attività, cercando di riappropriarsi un po' della semplicità della di questo semplicità, metodo, esatto, normalità quotidiana. Apprezzerebbe secondo me questo sì, metodo beh, diciamo un po' che di introversione quotidianamente. Meno gente casata, più gente consapevole. Quello magari è un po' sicuramente interessante. Gian, puoi sempre prenderlo come assist se ti vuoi ritirare a vita propria. Io stavo pensando a un eremo un po' di mesi, permanente, guarda che non è un problema. O la faccio da eremita. Fra Gian, è bello. Fra Gian, sì. Questa potrebbe essere da inserire sui sottotitoli di Immobiliando. Dalla prossima puntata mettiamo sotto Fra Gian. Un bel sandaletto, te lo consiglio. Io invece, tornando un po' seri, conoscendo anche in parte direttamente la tua lunga esperienza, mi viene da pensare che comunque gli operatori di settore sono tradizionalmente portati, anche come qualsiasi essere umano, no? Nei percorsi formativi e professionali, a sollevare obiezioni oppure a trovarsi di fronte a delle situazioni che magari racchiudono argomenti un po' più ostici da digerire. Secondo il tuo punto di vista, quale potrebbe essere l'argomento che viene vissuto con maggior difficoltà dal professionista e dove nascono le obiezioni e in che caso tu magari agisci da buon formatore, come mentore, se vogliamo dare un'accezione al termine? Allora, diciamo che nel lavoro quotidiano di coaching, ma anche nel confronto che facciamo in altre realtà come Facebook, certo, o comunque nei confronti anche nelle aule, i problemi degli agenti immobiliari sono sempre, o meglio, quasi sempre due grossi problemi. Il primo è la gestione del tempo, la seconda è la gestione delle obiezioni dei clienti. Allora, per ciò che riguarda la gestione del tempo, paradossalmente è anche relativamente semplice risolverlo, solo che sembra un male strutturale della categoria, perché si danno tutti un dannatissimo da fare 5 miliardi di cose, spesso però non correlandole a quello che è la loro vita. Dico sempre ai colleghi che si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Certo. C'è uno spreco di tempo, non perché bisogna ottimizzare il tempo, ma perché spesso non ci si dà il tempo in termini gestionali. Se io decidessi di fare questo mestiere e decido di lavorare solo le mie 6 ore, 7 ore, 8 ore, dovrei cercare di fare una produttività relativa a quelle 5, 6, 7 ore. Non ci dovrebbe essere l'overtime. Questo è un retaggio che ci portiamo appresso probabilmente dagli anni 80, dove gli agenti immobiliari erano tutti un po' yuppie, e invece oggi c'è una realtà diversa, professionale, che a mio avviso
ci chiede più qualità che non quantità di lavoro. Sì, poi va da sé che se non fai niente dalla mattina alla sera, certo, è chiaro che la produzione fai che poca. Un po' noi come italiano medio, passatemi un po' il termine, insomma, tendiamo a investire sempre più un tempo anche quasi ansioso, cercando di lavorare sempre di più e quindi insomma, forse perché abbiamo talmente tanto il nostro lavoro, forse perché, non lo so, siamo in, stati abituati in questo tipo di impronta, però all'estero non hanno la dedizione delle ore del lavoro. Ma all'estero come le abbiamo noi. Esatto, noi ci impegniamo tanto, questo come genere, sì, come categoria cioè, in genere, esatto, l'agente sì, immobiliare questo, è uno sgobbone, questo sì, sicuramente. A mio avviso sgobba male, cioè si occupa di attività che spesso sono frammentate, che non sono molto correlate. Alcuni miei così sostenitori delle mie tesi dicono che sono un esperto di metodologia, ma perché è quello che ti salva la vita, nel senso, certo, se è una metodologia logica non solo accontenti più i clienti, li soddisfi, chiaro, fai meno errori, ma soprattutto campi proprio meglio, cioè vivi proprio meglio la professione. L'altra cosa, l'altro ambito forte di miglioramento che chiedono gli agenti è quello della gestione delle obiezioni. Perché? Semplicemente perché non si allenano, cioè la cosa assurda è che le obiezioni dei clienti, non me ne vogliano i clienti, ma sono quasi sempre le stesse, sì, insomma non è una caratteristica comune, ce l'hanno, anche, stanno nel gioco delle esatto, parti, fanno esatto, parte del background, ecco, commerciale, fa parte del meccanismo. L'abilità della gente è quella non di rispondere così in maniera stimolo-risposta kinneriana, sì, no? Stimolo-risposta, sì, no, ti rispondo così, ma di cercare di argomentare quelle che sono le ragioni razionali dovute a un certo tipo di mercato per dare risposte a quei clienti. Se gli agenti immobiliari apprendessero meglio la struttura di risposta a un'obiezione, non avrebbero bisogno di imparare a pappagallo centinaia di risposte come fanno magari tanti anche colleghi americani, sì, certo, lì è un altro mondo. Ecco, noi siamo italiani, siamo verbosi per nostra natura, sì, bello al verbosi, cliente piace parlare, bello verbosi, esatto. Quindi sì, è chiaro che l'agente immobiliare, sì, deve, sì, cercare invece di interpretare il cliente, quindi sapere la struttura di risposta a un'obiezione secondo me è prioritario che non avere risposte certificate appiccicate lì tanto per, mi viene per da... dare, anche perché poi i clienti se ne accorgono, certo, sì, cioè, i clienti sono sensibili, sì, a questo assolutamente, ormai non... Ecco, mi viene da chiederti se secondo te questo tipo di caratteristica è aumentata in questi ultimi anni in proporzione anche un po' alla congiuntura economica, quindi all'ansia di dover in qualche modo realizzare fatturato a tutti i costi, quindi si è perso di vista questa capacità anche relazionale un po' più orientata all'ascolto effettivo, no? Di chi ci sta di fronte. Cioè l'interesse prioritario è quello comunque del professionista di arrivare a fine mese, quindi ma magari c'è una sì, logica sì, di aggressività, sì, no? Che aumenta. Giustissimo, però è un falso in termini. Si pensa che facendo più cose si ottengono più risultati. Certo. Non è così. Non è così. Se io utilizzo un po' del mio tempo per dare qualità alla mia comunicazione, al comprendere meglio il cliente, a fare attenzione anche alla gestione della pratica, a come promuovere, a tutte le mille sfaccettature, certo, che l'agente immobiliare ha, perché veramente è un mestiere oberato di complesso, impegni, sì, complesso, sì, difficile. Mi dispiace che tanti clienti pensino che invece basta appiccicare un cartello. Beh, e guarda, in questo senso con Immobiliando noi stiamo cercando anche di far vedere proprio dietro, sì, le quinte, sì, principalmente, sì, ai clienti. Sì. Ecco, se si perdesse, se si utilizzasse un po' più di tempo in questo, meglio fare qualche chiamata e qualche colloquio, qualche incontro in meno con i clienti e farlo meglio, certo, secondo me aumenterebbero molto di senza più le produzioni. Dubbio. Credo anch'io. Persone. A proposito di aumentare la produzione, tu Luca hai abbracciato sin dall'inizio la filosofia dell'agente immobiliare 2.0, quindi moderno, ne hai pure fatto un libro che avrei piacere magari potessi un po' condividere con noi, ah, con sì, qualche, così, sì, qualche pezzettino. Come può quindi una piattaforma MLS aumentare il business di un'agenzia immobiliare? La domanda dovrebbe... Domandone. Porto le cuffie se vuoi il timer sonoro. No, però la domanda secondo me dovrebbe essere diversa. Come può non essere come così? Come può non essere, esatto. Cioè, com'è possibile che oggi qualcuno creda ancora che la condivisione più che l'MLS
non sia utile alla nostra professione. In tutto il mondo esiste la condivisione, ma è una filosofia, non è il mezzo. Ogni collega può scegliere il mezzo che meglio crede, no? Certo, la piattaforma. Certo. L'MLS non è una piattaforma. Più che uno strumento. Esatto, è un modus operandi, sì. Un modo di ragionare. Non si condivide perché conviene, si condivide a prescindere. Sì. Questo sì. È la forza dell'MLS, inteso come sistema, che è così in tutto il mondo. Sono gli italiani che fanno eccezione. Noi, ahimè, purtroppo sotto questo aspetto siamo un pizzichino indietro e non è un caso che il famoso libro Agente Immobiliare 2.0 ha avuto grossa diffusione proprio perché affrontava per primo un problema che secondo me tanti agenti immobiliari affrontano quotidianamente. Le regole di condivisione, le regole di ingaggio, i modelli, anche nella tutela del cliente, io penso sia un argomento di quotidiano, di tutti i giorni, in qualsiasi ufficio o da qualsiasi parte. Chi rifiuta questa logica, secondo me, è un po' il Flintstone della situazione, cioè un po' antico sotto questo aspetto. In questo momento qua rischia di rimanere un po' ai margini. Prego? In questo momento, dico, rischia di rimanere un po' all'angolo, no? Guarda, se non è oggi, sarà domani, sarà ma domani, questo è poco, ma sicuro. È un'evoluzione che è inarrestabile. Certo. Non è possibile. Saremo noi che ci adegueremo al resto del mondo. Poi è chiaro che rimane nella logica dell'agente immobiliare il saper prendere incarichi a prezzo, anche evitando illusioni nei confronti dei clienti. Certo. Chi ha l'abilità, la capacità, la professionalità di saper prendere incarichi vendibili, se lo sogna l'MLS, perché diventa bravo e glielo vendono gli altri. Le vendite, lasciamoli ai property finder, che sono quelli che gestiscono bene i clienti acquirenti. Figura professionale che avremo modo di... Sì, mi auguro sì, perché è un fenomeno importante. Ma quello è un altro specifica. Dei segnali che l'evoluzione del ruolo del mediatore immobiliare in Italia è continua, è costante, ma vedrete che fra qualche mese sarà sempre più così. Si passerà sempre di più da mediatore a una persona che, come dicono gli Stati Uniti, listing agent o buyer agent, quindi due ruoli quasi distinti e separati, e i property finder italiani oggi sono un esempio abbastanza eclatante di questo, lo fanno per scelta, certo. Domani sì, sarà sì, la sì, normalità sì. A mio avviso. Poi sono d'accordo. Certo. Sognatore. Sappiamo che non sei un esterofio, almeno ti definisci tale, giusto? Non sono, anzi sono profondamente italiano, esatto, sì. Quindi cerchi alla fine insomma di riadattare per l'Italia e quindi applicandole magari anche alle tue giornate e alle tue giornate formative agli agenti immobiliari le tecniche utilizzate in paesi come Stati Uniti o Canada per appunto adattare delle metodologie che possono avere una via italiana alla fine, giusto? Quindi pensi che tu possa esistere una via italiana specifica o la logica della globalizzazione sarà determinante nell'intermediazione immobiliare oggi? Allora, entrambe le cose, perché il nostro sistema oggi non è ancora pronto ad assorbire il modello, chiamiamolo americano, ma in generale è mondiale, e quindi, come dicevo prima, bisogna mantenere forte la nostra capacità di interpretare sul territorio quello che succede. Quello che faccio io nella Coldwell Banker University è prendere contenuti nei paesi, diciamo così, evoluti sotto sì, questo sì, aspetto sì, sì, e certo. Riadattarli alla realtà italiana, perché appiccicarli così oggettivamente non funzionerebbero. Sì, fare un copia e incolla esatto. In casa nostra, insomma. Dall'altra non ha molto parte senso. L'agente immobiliare italiano dovrà in qualche modo cercare di evolversi specializzandosi sempre di più. Quindi è chiaro che è vero che esiste una via italiana, deve esistere una via italiana, non sarebbe possibile. Noi oggi, anche per il ruolo giuridico che abbiamo come mediatori, non possiamo fare quello che fanno all'estero, ma il mercato ci chiederà la specializzazione, quindi sarà un'evoluzione continua. Quindi tutto sommato le risposte sono ambivalenti, ecco, diciamo, sì. Cioè sia uno che l'altro.
Non è che ti piacerebbe, nonostante tutto, non ti piacerebbe lavorare all'estero? A te piace lavorare in Italia, nel senso io con, vivo in Italia, tu campo sposi, in Italia. Sposi totalmente quelle che sono... Sì. No, perché sembra, sembra che facendo parte di un, così, di un marchio statunitense... No, è una battuta ovviamente. Sì, è un po' la tendenza. Vabbè, comunque no, se, no, no, se, ma... se tu non vuoi, guarda, noi andiamo volentieri a farci un viaggetto. Sì, non è un problema. No, no, io sto bene in Italia, siamo contenti. Anzi, devo dire che molto spesso gli ospiti statunitensi, quando vengono in Italia, si rendono conto della qualità di alcuni agenti immobiliari italiani e si stupiscono. Beh, questo, invece... questo è un bel complimento, effettivamente. Perché guardate che ci esistono delle professionalità che sono importanti e notevoli. Noi paghiamo tanti scotti, un'incoerenza scolastica nell'apprendimento dell'inglese che ci penalizza, certo, sui mercati internazionali. Beh, sì, credo che però abbiamo, la conoscenza abbiamo in inglese un prodotto, sia un po', sì, il fanalino di coda. Abbiamo un prodotto in termini di bellezza e di qualità che all'estero è molto apprezzato. Quindi quando vengono qua loro si stupiscono che noi non abbiamo risultati eclatanti, sì, rispetto, sì, al prodotto, certo, che abbiamo. E questo per far capire che il mestiere, la professione agente immobiliare in Italia è abbastanza complessa. Quindi, possiamo tranquillamente ammettere che ci amano all'estero, voglio dire, sì, un po' per, lasciamo, sì, sì, perdere, sì, insomma, le solite... Lo dico a ragione veduta, è vero. Sì, gli spaghetti, la pizza, le cose parte che comunque, quello, insomma, no, amano, però io, la nostra ho visto grandi, nostro... Guarda, in Coldwell Banker è sempre tra i suoi agenti... sempre fra i, diciamo, i più bravi nelle classifiche di top 500 eccetera. Quella gente lì quando viene in Italia fa i complimenti agli agenti immobiliari italiani. Quindi beh, bene, è una grossa testimonianza di stima. No, però sembra che siamo per sempre le ultime ruote del, sì, carro, ma non è così. No. Poi di noi dobbiamo, la massa dovrebbe acquisire una maggiore professionalità, molti improvvisati dovrebbero essere allontanati. Ma come dici, i panni sporchi laviamo in famiglia. Ma sì, io credo che sarà un'evoluzione, sì, progressiva, automatica, quella dell'eliminazione, voglio dire, di chi si improvvisa oggi professionista in un campo dove la professionalità è diventata fondamentale. Un, no? Dogma. Ecco, un dogma. È una logica realistica. Mi viene da tornare un attimo, no, perché mi si alza sempre la vena imprenditoriale poi e dico, oggi siamo comunque in un momento dove al di là di quella che deve essere l'evoluzione professionale, la competenza, bisogna comunque rimanere legati all'ambito produttivo, perché poi di base agenti immobiliari o agenzie immobiliari, comunque parliamo di microaziende che si devono collocare nel mercato per portare a casa dei frutti. Nella tua esperienza anche di coach, che tipo di consiglio ti sentiresti di dare a un professionista che oggi ti chiede la formazione come un acceleratore di produzione, no? Cioè, cosa può dirmi Luca perché io possa accelerare drasticamente la mia produzione? Una risposta che non sia cambiare lavoro. No, real estate is a number game. Sì. L'immobiliare è un gioco di numeri. L'agente immobiliare italiano non gestisce la sua produttività. Non sono cose sconosciute e che non fanno parte del nostro DNA. La gestione dei numeri, delle attività, i tassi di conversione, che sono nel libro Agente Immobiliare 2.0, sono cose che si conoscono da 30 anni, non è che l'ha inventata Gramaccioni. Certo. La realtà è che non vengono vissute nella quotidianità e questo penalizza fortemente, perché rende l'agente immobiliare un estemporaneo. Quindi la prima cosa che farei è A, decidere quante ore voglio lavorare al giorno, B, decidere quante cose voglio fare nell'ambito di quelle ore di lavoro. Perché è quello, la gente spesso va in ufficio e si pensa che tenere aperto un ufficio basti, sì, a produrre passivamente, sì, induca, sì, certo, sì, esatto, sì, è figo chi, sì, chi chiude l'ufficio, ma non è così, certo, è bravo chi se ne va prima a casa. Poi come seconda cosa invece è un'altra storiella americana, work less, income higher, work the house and not the buyer. Io vado a fare un corso poi, bravo, torno. Lavora meno e fai più soldi se lavori con gli acquirenti, con i venditori e non con gli acquirenti. Okay. Che vuol dire prendi gli incarichi. No, ma scherzavo, ho capito. No, confermi il fatto di quello che abbiamo detto prima, che l'inglese, sì, è straconosciuto, sì, dagli, bravo, italiani, sì, giusto? Sì. E il principio è, se prendi incarichi e lavori per prendere incarichi e ti impegni a diventare bravo a prendere incarichi vendibili, quindi avendo quella capacità di far comprendere a persone che hanno un'aspettativa totalmente starata rispetto al mercato, oggi abbiamo venditori che pensano di ricavare ancora i soldi di qualche anno fa,
Se tu non hai questa abilità, questa capacità, mi dispiace, sei fuori dal mercato. Allora, se devo dare un consiglio, è quanto siete bravi negozialmente, quanto siete bravi a fornire dati e informazioni ai clienti, a vendere le vostre ragioni. Ecco, questa è l'essenza di un agente immobiliare, a mio avviso moderno, una buona gestione di se stesso e la capacità negoziale di chiudere le vendite, nel senso di eticamente far ricavare il massimo del prezzo di mercato, certo. Che non vuol dire né svendere né ipervendere, vuol dire il massimo del prezzo di certo. Mercato. Questo secondo me è quello che io consiglierei a un agente immobiliare, giovane, vecchio, anziano, esperto, è uguale, non cambia niente. Mi sento di condividere quindi, assolutamente. Esatto, per fortuna insomma avremo comunque delle nuove leve e per fortuna non hai sconsigliato questo tipo di professione, insomma altrimenti eravamo tutti un po'. Anzi, è sempre un lavoro assolutamente più che apprezzato. Questo è un mestiere, è una grande professione, purtroppo spesso è un po' ghettizzata, spesso un po' diventa quasi una macchietta nelle logiche, no? Agente immobiliare un po' farlocchetto, un po' improvvisato, un po' sempre borderline, ma non è così, sono grandi professionisti che realmente riescono a essere utili ai clienti. Questa è l'essenza dell'agente immobiliare. Quindi se un qualsiasi collega dovesse così fare un quadro di se stesso, dovrebbe essere: quanto sono utile e produttivo per il mio cliente? E quello è quello che vale. Tra parentesi, conoscere i propri tassi di conversione significa saper tarare esattamente dove certo, potersi migliorare. Certo. Quindi assolutamente. Torniamo. Io ti ringrazio, Luca, sei stato per noi e per i nostri amici da casa assolutamente utilissimo per utilizzare un assist che mi hai appena lanciato. E, di conseguenza, insomma, ti lascio andare, so che è un impegno di lavoro, non ti voglio trattenere in più, altrimenti io comincio con domande e ti assicuro che le auto sono ancora qui. Di conseguenza ti ringrazio ancora nuovamente, spero di averti ancora assieme sempre a noi insomma, in queste puntate. Vi ricordo i nostri contatti che sono immobiliandotv@gmail.com oppure 049 20 23 141. Buona serata a tutti, grazie mille. Buonasera a tutti. I'm just a person, I'm gonna dance in the dark.